Finalmente riprendiamo con un nuovo interattivo a tre varianti. La domanda è: chi è la persona che ti è destinata? Dov'è in questo momento? E che sentimenti e pensieri ha per te? È una lettura un po' particolare perché la faremo con sole tre carte e vi faccio vedere i mazzetti che utilizzeremo. Per capire chi è la persona, utilizzeremo questo oracolo. Per capire dove si trova in questo momento, un pochino che fa, utilizzeremo questo. E per comprendere predisposizioni, inclinazioni, sentimenti, pensieri, ovviamente qualcosa di tutto ciò, useremo queste. Bene, io seguo sempre le vostre indicazioni e questo è il modo in cui mi è stato richiesto l'interattivo. Selezioniamo le carte in diretta per non fare torto a nessuno. E per non utilizzare sempre solo un mazzetto. Cerchiamo di conciliare le necessità. Prepariamo i mazzetti e poi mettiamo i piccoli testimoni. Inizieremo a leggere dalla carta estratta per prima, quindi da sotto il mazzo, per una questione di dimensioni delle carte. Preferisco posizionarle in questo modo. L'ultima carta, questa più piccola, vale l'alzata così, lo dico prima, dal basso verso l'alto, perché sono carte nelle quali è più importante del solito il verso, ma anche per farvi leggere correttamente la parola. Invece per queste poi ce ne rendiamo conto facilmente. Mi avvicino e selezioniamo tre oggetti. Uno, due e prendiamo Ariete. Bene, sono abbastanza visibili. Avete tutto il tempo necessario per scegliere. Facciamo la numero uno, la numero due, la numero tre. Io intanto allontano questa e allontano questa. Mettiamo qui. Ed iniziamo. Allora, per chi ha scelto questa variante, la persona a cui siete destinati e che vi è destinata, vediamo com'è. Beh, direi che è una gran bella carta. Sembrerebbe una benedizione dal cielo. Guardate questa coppia che brinda la gioia, la felicità, ma soprattutto non tanto degli amanti innamorati, ma di chi è intorno. Sembrerebbe quasi una situazione in cui vostra madre, vostro fratello, vostra sorella, vostro nonno, i vostri amici finalmente possono dire: oh, ha trovato la persona giusta. Solo lei, solo lui può amarla e sopportarla. A parte gli scherzi, è una persona gioviale, è una persona che ha più o meno la vostra età, una persona che può avere interessi simili a voi. Una persona soprattutto, mi viene da dire fisica, ecco, dove per fisica vuol dire che lo è tanto nel fisico, quindi c'è anche una presenza, una bellezza, una fisicità. Non passa inosservata questa persona, ma proprio nella gestualità è fisica. Una persona che si muove abbastanza, forse più di voi. Potrebbe anche essere quell'elemento di piacevole disturbo in una vita piuttosto seria e seriosa, l'ossigeno necessario affinché il fuoco possa bruciare senza distruggere intorno, ovviamente, ma non si spenga. È veramente quella mano dal cielo in questo momento nella vostra vita che vi può restituire brio, energia, primavera, speranza, gioia. Diciamo che se voi foste un'acqua liscia, lei o lui rappresenta le bollicine. E rappresenta quel gusto in più che
che non fa diventare l'acqua semplicemente in sapore, in colore. Quindi è un qualcosa che vi stupirà, è un qualcosa che in fondo vi darà forza e soprattutto vi restituirà il sorriso. Questa è una carta dove tutte e tre le persone rappresentate, al di là della posizione un po' simile ad una danza, soprattutto delle donne, quindi è la femminilità che entra danzando nella vostra vita se siete degli uomini, o comunque la femminilità che si risveglia danzando nella vita delle consultanti donne, se state guardando e siete delle donne. Qui c'è l'anfora, quest'anfora che è ricamata su questo telo, che sembra un pochino una sorta di quasi baldacchino da matrimonio all'esterno, e c'è questo liquido che fuoriesce, questo sentimento che arriva, per il brindisi ovviamente, è la gioventù che torna, ma al di là dell'età, perché non è un fattore di età, è la leggerezza della gioventù, della speranza e del futuro, qualcosa di bello da vedere, da sentire, da osservare, da avere intorno. L'uomo o la donna che incontrerete e che vi è destinato o destinata è un elemento di bellezza nella vostra vita. Imprevedibile, non lo potete contenere, quindi non mettetevi in testa che questa persona quando entrerà potrà inquadrarsi con il vostro modo di fare, no, piuttosto sarà lei il vento che vi spingerà ad allontanarvi dalle vostre abitudini, senza sradicarvi da esse. Quindi, comunque state sereni ed è passione, è tanta passionalità perché questa persona sotto il sorriso, dietro questo sorriso, dietro la volontà anche di vita all'aperto, esterna, alla luce del giorno, questa non è una persona che vuole essere un amante o vuole vedervi come un amante, questa è una persona che vuole vivervi e vuole vivervi anche con gli altri intorno. Vi porterà felicità, è una persona felice di suo. Sicuramente chi ha scelto la prima variante è un vantaggio, non dovrà essere necessariamente il motivo della felicità di questa persona, ma potrà essere un soggetto di questa stessa felicità e quindi potrà condividere e metterci anche del suo, ci mancherebbe. Non è che poi voi che state aspettando siete la persona inutile che viene completata da quella che arriva, no, assolutamente. Però è un dono, un grande dono. E un pochino sarete anche titubanti all'inizio, un po' questa posizione, sì, un po' con la schiena indietro, fermi, immobili, piuttosto anche incuriositi, ma di quella curiosità che dice tra i denti, che è questa, chi è questo, ma che vo', un pochino così all'inizio per voi sarà. Però è bella, ha una bellissima carta, ha un'energia bellissima, quindi complimenti. Allora, vediamo dove sta e cosa fa in questo momento. Ma questa persona mi sta corteggiando, cioè, parliamoci chiaro. Qui, vabbè, c'è un uomo con i fiori, può essere un uomo, può essere una donna, non è quello. Ma questa persona mi sta corteggiando già da un bel po'. Ma quanti fiori va portato? Cioè, prima di poter giungere a questo brindisi, ma che deve fare di più? Si è vestita bene, cerca di proporsi nel migliore dei modi e soprattutto si mette un sacco in dubbio perché questa persona ha lo specchio e prima di venire da voi si guarda allo specchio. Allora, da un lato mi verrebbe da dirvi che questa persona un po' riflette il vostro modo di essere e non nell'essere identici a voi o identiche, vabbè, ci siamo capiti, non nell'essere una fotocopia della vostra persona, ma comunque nell'essere quantomeno complementare e simile, molto simile per alcuni aspetti. Potrebbe essere l'aspetto fisico, come potrebbero essere gli interessi e quindi poi tutto ciò che ci portiamo come bagaglio interiore. Viene con una promessa, l'abbiamo detto, di primavera. Cioè questa persona non vi sta dando i frutti, non vi sta portando il seme di un albero, quindi non vi sta neanche impegnando o costringendo o chiedendovi un impegno importante, ma vi chiede la possibilità quella di esistere anche solo per un attimo come fanno i fiori. I fiori durano poco, sono di una bellezza infinita e sono il modo con cui Dio dipinge sulla terra, al di là di tutte le brutture, le cose anche difficili da sopportare in quest'epoca. Osservate i fiori e osservate la natura che si risveglia intorno a voi. Ed è sempre così, da sempre. E sono lì per dare conforto al tormento degli amanti,
che arrivano, li strappano, li donano, li tolgono i petali e loro erano solo un elemento di bellezza. Vengono venduti, vengono coltivati per essere recisi e venduti, cioè il destino che hanno i fiori di per sé non è un bel destino, anzi, dovrebbero poter vivere ed esprimersi per quel poco che è concesso per il loro tempo, ma poi rifioriscono, rifioriscono e comunque tornano a darvi questa bellezza, a condividerla con voi e sono lì solo per essere osservati, ammirati, però nel mentre voi li osservate vi riempite l'animo, cioè la ricchezza che portate con voi una volta dopo aver incrociato un fiore, una rosa o anche un profumo, non solo un colore, un qualcosa di bello. Beh, è un qualcosa che non apprezzo. Ecco, questa persona sta cercando di donarvi questo e non è neanche tanto distante. Quello che vuole portarvi è ciò che non apprezzo. Sono le piccole cose, ma quelle piccole cose piene di bellezza e di poesia che forse gli altri non sanno neanche più guardare, che gli altri calpestano, che di cui non riescono a godere. A capochino, non lo so, passeggiando lungo la strada, non li vedono e loro sono lì. C'è tanta bellezza ancora lungo il cammino, questo vi vuole dire questa persona che entrerà nella vostra vita, che vuole brindare con voi e il brindisi è più che altro un po' il gesto di vittoria, di gioia, quindi vuol dire che questa persona se riuscirà ad avvicinarvi veramente ha impiegato tanta fatica e tanto tempo. Ma più che altro è la gioia delle cose piccole, intime, condivise, che possono diventare convivialità, che non chiedono molto in cambio, se non la partecipazione, quantomeno nell'essere osservati e visti. Io ti porto questi fiori, osservali, osserva anche me. E più, in più dicevamo, con questo specchio, una persona che si confronta spesso con se stessa. Quindi dovrebbe essere anche una di quelle persone che un pochino una sorta di percorso lo ha già iniziato a fare, mettere in discussione anche aspetti del proprio carattere, una persona che sta lavorando anche su di sé. Comunque sono due carte molto belle. Che sentimenti ha per voi questo donatore di fiori? Beh, sole splendente, è venuto così, va detto. Non so neanche come l'ho girata, però quindi adesso prendete la buona fede, avevo detto che non avrei voluto girarla in un certo modo, però prendiamo tutti e due i significati perché il caso non esiste. Questo è un sole splendente, si parla di ritardo nella comprensione, vuol dire, credo che questo fosse in realtà il verso giusto, però sappiate che nel verso corretto, quello positivo al massimo, c'è il trionfo dell'amore, però qua si parla di ritardo, non di non trionfo. Però un ritardo nella comprensione. Quindi, voi che avete scelto questa prima variante, ma cosa volete di più dalla vita? Avete una situazione positiva con un corteggiatore o una corteggiatrice che in modo palese, evidente, solare vi mostra le sue intenzioni e i suoi sentimenti. La carta numero uno sembra indicare il fatto che non dovrebbe risultarvi ostile questa persona e quindi, a meno che voi effettivamente non vi ritroviate nella lettura circa il fatto che la persona non vi corrisponde, non vi piace e c'è comunque un corteggiatore, qualcuno, questa persona ha dei sentimenti sinceri e ha dei sentimenti totali. Lo abbiamo detto dall'inizio, questa non è una persona che vuole nascondersi dietro nulla e né nasconderebbe la vostra persona, il vostro esistere. È una persona che può anche vedersi respingere risultando troppo diretta, perché il sole che fa mostra tutto, magari voi qualcosa di voi non lo volete mostrare e questa persona avvicinandovi riuscirebbe a vederlo, quindi potreste percepire questa persona anche un po' come pericolosa perché riesce a vedere troppo e questa cosa potrebbe effettivamente confondervi o spingervi a allontanarvi. Però la carta parla di ritardo, quindi vuol dire semplicemente che arriverà il momento in cui sarà tutto palese anche per voi. E ricordate una cosa, verso il passato va il fumo nero di questo fuoco che ha bruciato e questo fuoco ci rappresenta anche qualcosa che del passato, forse ancora in essere, però non vi dà ossigeno. I fiori, la natura, tutto il resto che torna a voi vi viene a restituire innanzitutto questo: ossigeno, vita, gioia, condivisione. È una bellissima variante. Io vi ringrazio per l'ascolto. Passiamo alla numero 2. Allora, ricordiamoci, questa carta va girata così, ci proveremo. Chi è questa persona?
Allora, questa persona che non vive vicino a voi e che vi piace tanto, voi la conoscete, è una persona che avete anche un po' idealizzato. È presente sempre nella vostra quotidianità come pensiero, ricordo, ma non nella realtà, cioè non c'è fisicamente. Poi magari pensate a lei spesso. Avete spesso dinanzi gli occhi la sua immagine, il suo ricordo e vi accompagna soprattutto nei momenti in cui non dovete fare cose, cioè nei momenti di rilassatezza, di relax, nei momenti in cui siete soli con voi stessi, nell'intimità della vostra casa, del vostro pensiero, del vostro riposo. Ma non c'è comunicazione. Ed è strano perché è come se la volontà fosse reciproca. È come se voi foste degli abili comunicatori, anche dei chiacchieroni. Abbiamo un bel pappagalletto qui, che se osservate bene è chiuso in una gabbia di lato, guarda di lato, costretto in uno spazietto piccolo piccolo, quando poi tutto intorno il clima è piuttosto piacevole. Una bella carta. C'è addirittura questa statua sul tavolo, sembra quasi che voi abbiate appunto idealizzato tantissimo questo uomo, questa donna. Ed è come se la vostra casa e quindi la vostra interiorità fosse predisposta per accoglierla e per accogliere nuovamente il sentimento. Ci sono queste due anfore, a differenza della prima stesura dove le due coppe brindavano, qui è come se ci fossero le possibilità, ma c'è una distanza che sembra irriducibile al momento. Per quanto riguarda questa seconda variante, voi non avete bisogno di sapere chi è la persona che vi è destinata. Perché voi lo sapete già, la conoscete già ed è una persona con la quale avete già condiviso del tempo. In maniera ludica, leggera, piacevole. Sì, è molto tempo fa, tra l'altro, un qualcosa che non ha avuto sviluppo, che è rimasto piccolo ed è un vuoto. Cioè, al di là del fatto che questa persona potrà mai giungere nella vostra vita o che voi possiate accogliere questa persona nella vostra vita o contattarla o cercarla o lasciarvi trovare, al di là di questo, tra di voi c'è stato un qualcosa che nell'oggi resta un vuoto. Non sparisce la sedia solo perché decido che questa persona non farà parte della mia vita. Rimarrà la sedia vuota, non la non sedia, ecco, per capirci. Cioè c'è sempre nella mia vita, nel mio cuore, nel mio pensiero, nella mia casa un posto speciale per questa persona, ma è la persona che manca. Potrei decidere anche di non farla entrare mai in questa realtà. Potrei anche decidere di non condividere mai quello che io penso su di lei, su di lui, con lui, con questa persona per l'appunto. Però lei c'è, nella sua assenza. Anzi, la sua assenza fa più rumore della sua presenza. Quindi, per la prima variante, è come se ci fosse una chiusura da parte vostra. Questa persona esiste, questa persona sembra essere anche una persona, una bella persona. Forse ha a che fare con qualcosa che rientra nell'ambito della comunicazione, dell'arte, della creatività, della musica. Qui c'è danza, ci sono elementi che hanno a che fare con la scultura. Qualcuna che lavora molto, dicevamo, con le mani, perché pensavo all'artigiano, la creta, i vasi, creare questo spazio per accogliere. Gli spazi ci sono, ecco, questa è la chiave di lettura fondamentale. Nella vostra vita c'è spazio per accogliere questa persona. Questo spazio ad oggi è un vuoto che può rimanere tale, sicuramente non verrà colmato da altre cose o riempito da altre cose. Dov'è questa persona? Ah, da Merino, questa persona è lontana, ce n'è un'altra nel mezzo. C'è qualcuno che ha preso il posto di questa persona o è arrivato prima oppure semplicemente doveva trovarsi lì. Un 12, vi siete inguaiati, abbiamo un 14, quindi delle dipendenze. Dei condizionamenti molto forti,
Tempi lunghi per liberarvi. Le due anfore possiamo legarle alla temperanza, quindi a questo tergiversare. Ma il nostro personaggio della temperanza le anfore non le ha neanche in mano, quindi non si muove, quindi proprio non si muove. E c'è quest'altro uomo, quest'altra donna che è venuta da voi, venuto da voi a corteggiarvi o quantomeno a sedurvi, si è fatta corteggiare, vi siete inguaiati in una situazione che vi lascia un vuoto pazzesco. Per star meglio qui giaccio, come si suol dire, avete iniziato una storia che non ha assolutamente colmato il vuoto di qualcun altro o qualcun'altra del vostro passato, che sia stata un'altra storia molto intensa o un qualcosa che stava iniziando. Quindi c'è di mezzo un altro elemento. Però sappiate che all'orizzonte vi stanno aspettando. Ma non guardano nella vostra direzione, anzi sanno tutto e fanno finta di non vedere, ma fanno finta di non vedere non perché vogliano punirvi o ricattarvi o abbiano una cattiva opinione di voi, assolutamente, fanno finta di non vedere per evitarvi il dover parlare di questa situazione qui, perché questo individuo è tra il dentro e il fuori della vostra vita. E ancora vi condiziona molto. E non è una persona molto sincera, ma mettiamola così. Probabilmente nell'ultimo periodo, togliendo anche il cappello dalla testa, ha voluto convincervi maggiormente della sua sincerità. Si è anche aperto un pochino così la giacca per mostrarvi che non c'è trucco, non c'è inganno. Ma guardate com'è abbottonata questa persona. Non capirete mai veramente quello che vuole e come stringe. Anche con tensione questo bastone, questo oggetto. È come se stesse cercando di convincervi, ma fiuta che questa volta non riuscirà. E sente il respiro sul collo dell'altro individuo. Sa che c'è qualcun altro, o gliel'avete detto voi, o lo ha percepito. Sta per perdere. Situazione assai ingarbugliata. Allora. Questo individuo alle vostre spalle cosa pensa e che sentimenti ha per voi? Oh, che bello, questa carta è meravigliosa perché riempirebbe perfettamente queste anfore. Questa persona vi porta dei fiori, molto simile a quella della prima variante. Simpatia, dolci pensieri. Ve l'ho detto, questo non ce l'ha con voi, altro che. Ma a parte il fatto che al di là di quello che effettivamente si sia dato tra di voi, scusatemi, luna e sole, abbiamo questo filo rosso che di solito collega le anime gemelle o le anime fortemente connesse. C'è stata una chiusura netta, che è una morte o una rinascita, abbiamo la farfalla. L'anima che è eterna al di là del corpo, la consacrazione di ciò che è eterno di questo rapporto alla facciaccia di chi è capitato nel mezzo. Non lo so, è una bella storia in realtà. Io faccio il tifo per questo in lontananza, sia chiaro. Mi espongo perché arriva con voi con delle margherite e quindi con tutti i suoi dubbi, come se li avesse legati tutti assieme e ve li consegnasse, no? E lasciasse nelle vostre mani la possibilità di scegliere se metterli nel vaso e introdurli dentro casa vostra. E questa persona vuole introdurre il dubbio nella vostra vita, effettivamente, ma non un dubbio brutto, il dubbio che è fonte di conoscenza, vuole aiutarvi a vedere in maniera chiara e distinta quello che state vivendo. Quindi questa persona potrebbe anche aver cercato di avvicinarvi, nonostante voi vi siate mostrati chiusi, e nel cercare di avvicinarvi, pur non essendo mai entrato nella vostra quotidianità, al momento è riuscita un pochino per contrasto e per fastidio, ma non è stata una mosca, bensì una farfalla, a mettervi dinanzi alla situazione che state vivendo, che stavate lasciando semplicemente andare, nella quale non stavate investendo più e che vivevate solo per forza di inerzia. E da un certo punto di vista è diventato anche l'elemento di disturbo che in un modo o in un altro ha costretto il damerino, la damerina, un pochino a tornare sui propri passi e a fare anche un passo falso. Ora cosa sia accaduto non lo so. Però la persona che vi è destinata vi aspetta. Cioè, questa carta viene a dirci solo questo. A parte che abbiamo un 12, un appeso, un sacrificio, un sacrificato. E qui siete sacrificati entrambi perché collegati. Ma questa persona vi vuole dire: io ti aspetto tutto il tempo che è necessario, però affronta la tua vita, risolvila. Perché questa persona, e io sto guardando alle sue spalle, non ha buone intenzioni. Magari non è una persona pericolosa, ma non è neppure una persona sincera.
Chissà. Curiosità. Variante numero 3. Come direbbe Mike, buongiorno. La 1, la 2, la 3. Andiamo con la 3. Ok. Chi è questa persona? Mamma mia. Qui questa persona non si fida. Che cosa avete fatto? Allora qualcuno mi dirà, ma sono io quella che è stata trattata male. Va bene, quindi cercate di capire voi. Ma qui c'è stato un litigio brutto, brutto, brutto. C'è stata tutta una serie di situazioni negative, bugie, tradimenti, lacrime di coccodrillo. Siete stati raggirati, trattati male, feriti. Avete capito cosa è accaduto? Avete visto le cause della vostra sofferenza? Vi siete allontanati da questa situazione che era diventata una prigione, che vi aveva a sua volta distanziato da tutto e tutti, e non ne volete sapere, non ne volete proprio sapere più. Questa persona che vi è destinata non vuole sentire ragioni. Se avete sbagliato nei confronti di questo individuo, magari siete voi, però a volte anche noi possiamo sbagliare, cioè mettiamoci in dubbio, come è giusto che sia. Se avete sbagliato nei confronti di questo individuo, sappiate che c'è possibilità di recuperare. Ci si può bagnare mai due volte nello stesso fiume, è vero, non si può compiere mai due volte lo stesso errore. Si possono fare errori peggiori, questo sì, ma si può anche recuperare. Però dovete essere sinceri. In questa situazione bisogna non essere freddi, ma se c'è sentimento ad essere passionali, bisogna investire. Perché questa persona qui potrebbe sia non voler sentire le ragioni dell'altra, ma voi siete migliaia, ma potrebbe anche essersi allontanata prima di compiere lei qualcosa di negativo verso il partner. E questo pugnale, piuttosto che conficcarlo alle sue spalle, l'ho lasciato cadere a terra dinanzi a sé. E ha chinato il viso per vedere quello che stava per compiere, per non piangere dopo sul latte versato, penso un pentimento che non potrebbe aver valore, essendo poi un'azione compiuta con volontà. E non sta cercando di non ascoltare più le voci dentro la sua testa, che detta così suona male, però sta cercando di non dar più retta a quei pensieri brutti, di non sentire, chiudere gli occhi, tapparsi le orecchie, cercare di non ascoltare quel qualcosa che in questo momento potrebbe dare a lui, a lei, il suggerimento sbagliato. Quindi abbiamo una persona che sta attraversando una fase piuttosto delicata, profondamente in crisi, confusa. Potreste anche essere voi e avere il dubbio che l'altro vi abbia traditi, tradite. Ora però noi stiamo chiedendo a questa prima carta chi è la persona che vi è destinata. Quindi, se voi vi riconoscete in questa persona, l'altra è una persona che si trova in questo momento dalla parte della ragione, al di là della situazione che voi stiate vivendo, io non so di cosa stiamo parlando, al di là di tutto si trova dalla parte della ragione. Potrebbe essere una persona piuttosto ferma sulle proprie posizioni, difficile da scalfire, e questo potrebbe avervi fatto soffrire, perché magari è la persona che vi è destinata, ma sembra refrattaria, sembra molto rigida, dura con se stessa e con voi. E quindi voi avete magari immaginato, progettato, pensato di fare qualcosa per smuoverla. Però questo qualcosa non era un qualcosa di tanto positivo. Facciamo conto che la persona che vi è destinata è una persona che non parla molto di sé, voi avete inventato un profilo finto per cercare di sapere informazioni su di lei e vi siete rese conto di aver fatto un gran casino. Però questa persona non è che non voleva raccontarvi di sé, non ne parla in generale. Potrebbe essere questo. Se invece voi siete l'altro individuo e questa è la persona che vi è destinata, perché in questo caso dobbiamo fare la distinzione, potrebbe essere stata una persona che vi ha fatto soffrire, sta cercando di non sentire più, di non ascoltare più e di fuggire a se stessa. Questa è una persona che si è allontanata comunque. Se è colei colui che avete avuto al fianco e qualcosa di falso ha combinato, qualche bugia vi ha detto, qualche comportamento non corretto lo ha comunque avuto verso la vostra persona. E lasciamo per la terza opzione, come
Colui o colei che stava per avere un comportamento scorretto con voi non l'ha fatto ed è in crisi esistenziale. Comunque, per questa terza variante abbiamo già capito che la situazione è molto complicata. Fatto sta che ci sono fraintendimenti. È una persona che conoscete anche in questo caso, sia la seconda che la terza variante ci danno, scusatemi, persone conosciute. E in questo momento non dovrebbe esserci comunicazione ed è molto difficile riuscire a capire che cos'è che gli passa per la testa, perché tra l'altro lui stesso, lei stessa non vuole capire che cos'è che passa nella sua testa. Dove si trova e che fa? E questo è l'amico del damerino della seconda variante. Allora, sì, qui effettivamente potrebbe esserci stato un comportamento scorretto e quindi magari un parlare, sentire, uscire, frequentare, tradire, ma questa stessa persona è stata a sua volta tradita, raggirata. Diciamo che ha ricevuto subito in cambio lo stesso comportamento che ha avuto. Quindi adesso è in crisi profonda perché probabilmente è sola, allontanata da voi, che siete magari la sua anima gemella o la sua anima karmica. E magari al di là del karma avevate in destino di condividere un tot di tempo assieme. Però non è detto che non si possa recuperare, perché si è fermata per tempo questa persona. Ed è stata anche sbeffeggiata, allontanata da questo individuo qui, guardate qua, che se ne va con la manina indicando su, quasi per dire, ma io non ti avevo promesso niente, sei tu che hai frainteso. E lui che rimane con questo cilindro in mano, un po' di stucco, e con il cilindro vuoto, e il coniglio dov'è? La magia, mi hanno raggirato, è stato un illusionista quello che adesso mi sta lasciando. Quindi cerchiamo di aggiustare il tiro, visto che nessuno ci corre dietro, possiamo prenderci tutto il tempo necessario per riuscire a inquadrare questa situazione che per me è molto strana e per voi forse avrà un significato, lo spero, e che sembra anche molto complessa e complicata. Qui siamo di nuovo in un triangolo. Sicuramente c'è una persona molto solida, molto idealista, molto rigida e chiusa, che permette sì di avvicinare la sua intimità, ma dovete scalare una montagna bella alta e dovete riuscire a entrare proprio nella sua intimità, cioè non ve ne parla a distanza. Questa persona è piuttosto, diciamo, esterna alle frequentazioni, ma mettiamo così, non frequenta tanto, magari non è neanche una persona tanto da social, non è neanche una persona da vita di società. Preferisce stare per fatti propri, riflettere, leggere, pensare e esistere. Ora, tutto questo ambiente è circondato da dei coccodrilli che sono in questo momento il vostro ostacolo. O i coccodrilli c'erano prima come forma di protezione di questo focolare domestico, o sono le vostre lacrime postume che si sono metaforicamente trasformate negli ostacoli. Il vostro pianto è la conferma a voi stessi dell'evidenza di azioni sbagliate. Quindi la persona che vi è destinata, che per la maggior parte dei casi per me sta qui e non è questo, e quindi questo rappresenta voi, è qualcuno verso il quale non vi siete comportati bene, 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 bene. Solo che voi avete sofferto anche più di lui, che ancora non sa nulla probabilmente, però non riuscite a tornare lì perché vi hanno fatto la stessa cosa e in maniera piuttosto spudorata e siete stati pure un po' sedotti ed abbandonati, illusi. E da un lato voi sapete di amare questa, ma vi siete lasciati sedurre dall'altra perché questa troppo rigida e fredda sembrava non darvi quello che voi cercavate. Quindi è stato facile con promesse, anche bugie in realtà, un po' di complimenti e qualche attenzione farvi sciogliere. Avete vissuto questa esperienza, avete sofferto, avete imparato, vorreste tornare ed è un po' difficile. Ripeto, non è impossibile. Nel presente però siete proprio nel mezzo di due situazioni che al momento non vi appartengono più. Cioè siete fuori da entrambi i contesti e questa cosa è ciò che vi fa soffrire maggiormente. Sentimenti e pensieri. Allora, la dovevamo girare così. Lettera in arrivo, che poi anche ruota e cambiamento. Però questo è un punto interrogativo, quello che arriva è un contatto, una comunicazione. Allora sappiate che la persona che vi è destinata, che per la maggior parte di voi non sa quello che è accaduto, che
che si sta preoccupando per non sentirvi e non vedervi da molto tempo, sarà lei a fare il passo verso di voi. Da un lato sembrerà una cosa brutta da dedurre, ma le carte sembrerebbero dire: avete imparato talmente a caro prezzo sulla vostra pelle che cosa significa tradire, che sicuramente non lo farete mai più perché avete imparato questa ruota che girando torna su se stessa, come gli eventi tornano, anche abbastanza velocemente. E com'è doloroso trovarsi dalla parte del tradito. Questa crisi profonda che state vivendo è ciò che vi, in un certo senso, dà una sorta di indulgenza, ecco, vi perdona, vi assolve dall'accadimento, perché avete già pagato. Avete pagato con tutte le lacrime versate, con il pentimento e con i sensi di colpa, perché questo pentimento voi lo avete nel cuore, ma vi sentite pure falsi perché prima avete tradito, poi vi siete pentiti, vi siete sentiti stupidi, siete stati traditi a vostra volta, vi siete trovati in un turbine che ha cominciato a girare talmente veloce da confondervi, e adesso vi sentite come dopo una sbornia, una tremenda sbornia, una vera e propria sbronza presa la sera prima e vi fa male la testa. Beh, qui dovete cercare innanzitutto di trovare la serenità dentro di voi un attimo e ricentrarvi, fare il punto, per quanto sia doloroso mettere questo punto. Però se non fate questo non ne uscite in questo momento. Situazione un po' complicata la terza variante. Fatemi sapere perché io non so di chi stiamo parlando. Un bacio.